Ciao ragazzi, e se mi vedete truccata e vestita nello stesso modo di gli altri video, ma perché almeno mi distraggo un po', vi volevo fare comunque dei video. E in questo video, anche se ho veramente tre prodotti messi in croce, volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto da Triangle Abbigliamento e da Yves Rocher. E cominciamo subito da Triangle Abbigliamento perché sono dei vestiti, così li tolgo. Sono taglie uniche tutte e due. Se me lo ricordo, in fondo al video vi lascio le foto indossati della ragazza, così le vedete bene. Uno è questo qua, color salmone, ed è molto 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 bello, cade lungo fino ai piedi, ve lo faccio vedere. Ok, uno è questo e se me lo ricordo in fondo vi metto il video. Sì, il video, vi metto le foto. E l'altro, che è sempre una taglia unica, è questo ed è molto 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 bello. C'ha le spalline imbottite. E sono tutte e due prima virili e anche questo cade lungo ed è molto 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 bello pure questo. E anche di questo in fondo vi lascio le foto. Mentre da Yves Rocher ho preso veramente 3-4 prodotti perché mi servivano, ne avevo bisogno. Ho ripreso i balsami addio, fatto casino come sempre, e che se non faccio casino non sono io. Ho ripreso tre balsami nutriti rimpolpanti pagati 6,95 ciascuno, e l'appuntino ho pagato 3,99 per le matite perché le avevo tutti rotti e dovevo riacquistarlo. Niente ragazze, video super breve, ma ci tenevo a mostrarvi gli acquisti e ci vediamo al prossimo video.